Che cosa ci dice sulla commedia dei giornalisti? Beh, ecco, questo è un evento importante perché l'abbiamo voluto fortemente inserire nel format del teatro, del musical, proprio perché è un'idea, penso, veramente geniale da parte dei giornalisti che hanno pensato non solo ad inventarsi attori, ma soprattutto con un grande spirito di nobiltà d'animo, perché l'incasso è devoluto alle associazioni del territorio e nel caso di specie saranno due le associazioni che beneficeranno degli incassi della commedia dei giornalisti. Non vediamo l'ora che i giornalisti si esibiscono sul teatro dell'Arena Saracena. C'è tanta attesa sul territorio e soprattutto c'è grande partecipazione, perché quando si spiega non solo chi sono gli attori ma soprattutto qual è il fine ultimo che ha l'evento, stiamo trovando grande sensibilità e grande disponibilità. Riuscirà ad essere un momento anche di solidarietà? Assolutamente sì, è un grande momento di solidarietà, lo posso dire con diciamo, piena consapevolezza, perché lo stiamo toccando con mano in questi giorni. Noi quest'anno, tra le tante cose, abbiamo avviato anche un centro diurno, il primo centro diurno per soggetti diversamente abili. Abbiamo avuto bambini straordinari al centro diurno che per tutto il mese di luglio hanno potuto godersi il mare, ma soprattutto le famiglie dei ragazzi speciali. Io veramente sono soddisfattissimo di questa cosa. E questa chicca dell'evento dei giornalisti va a completamento di questa visione dell'amministrazione comunale.